A 34 anni dalla morte del giovane giornalista del Mattino, Giancarlo Siani, vittima della camorra, sono tante le iniziative organizzate in città per ricordarlo. La mattinata si è aperta con la deposizione di una corona di fiori alle rampe a lui intitolate, alla presenza, tra gli altri, dell'assessora ai giovani del comune, Alessandra Clemente. Oggi la città di Napoli urla il ricordo di Giancarlo Siani, perché il nostro progetto per il presente è affinché non accada più a nessuno ciò che è accaduto a Giancarlo e soprattutto affinché le giovani generazioni della città siano forti, consapevoli e quindi abbiano fin da piccolissimi la consapevolezza di quale sia la giusta parte della quale stare. E poi proseguita al PAN la giornata in ricordo di Siani con l'inaugurazione nel Museo di Via dei Mille della Sala della Meari dedicata alla memoria di Giancarlo e di tutte le vittime innocenti della criminalità. Presenti con la famiglia Siani il sindaco Luigi De Magistris, il procuratore della Repubblica di Napoli Giovanni Melillo, l'Ordine dei giornalisti, la Fondazione Polis e rappresentanti di istituzioni, forze dell'ordine, magistratura e avvocatura. Avevo 18 anni quando fu ammazzato, è un giorno che non dimentico, ma credo che ci sono ancora tanti motivi per lottare per l'autonomia e l'indipendenza dell'informazione e per l'eliminazione della corruzione delle mafie dallo Stato. Questo è il tema centrale che fin quando non viene considerato una priorità dal Paese, l'Italia non sarà mai una repubblica completamente libera, perché bisogna liberarsi esattamente dalla forza che le mafie hanno dentro le istituzioni. Le mafie senza il rapporto con la politica e le istituzioni sarebbero già state sconfitte. Sono 34 anni, questo fatto mi inorgoglisce e mi fa anche commuovere. Pensare che tanti bambini piccoli, vedete in questa sala, non hanno mai conosciuto Giancarlo, ma hanno sentito sua storia attraverso il racconto dei genitori, ma anche degli insegnanti, continuano a ricordarlo e gli parlano se fosse uno di loro, un loro coetaneo, contemporaneo. Questa credo che sia la vera vittoria di Giancarlo. Furono tanti quelli che capirono che dovevano starmi vicino e affiancarmi. Poi è nata 10 anni dopo Libera e là è stato il grande salto per il ricordo e la memoria. E quindi ringrazio e va alla società per bene di questa città, che è una grande maggioranza che da 34 anni mi si stringe intorno in questa giornata e in tanti altri giorni durante l'anno. Presentata anche la Fondazione Giancarlo Siani e consegnate le targhe del Premio Siani, giunto alla 16ª edizione, con la premiazione degli autori dei libri selezionati e delle scuole partecipanti.